ciao amici grandissimi. Tanto adesso non c'è ancora dentro nessuno, salutiamo dopo. Ah, salutiamo dopo Kevin. Ciao ragazzi, condividiamo la live mentre vi inviti, eh? Avvisami perché non mi arrivano gli inviti, grandissimo Kevin. Stasera seratina particolare, tranquilla, eh Kevin, cosa dici? Dai, ci sta. Aspetta, aspettiamo che si sente la voce di Kevin. Sei bassissimo Kevin. Ciao amici! Uè, drums col trattore! Luigi! Aspetta, devo alzare io. Bella raga, andiamo con... Aspetta, adesso alzo la voce del mitico Kevin. Come stai? Come stai Luigi? Tutto bene? Domani facciamo Gran Turismo 7 alla grande, alla grande, alla grande. È stata bella la partita ieri. C'eri Kevin ieri sera? È stata bella, è entrato dentro. Ah, è entrato dentro Sick. Io sto giocando a Stray. Stray è bellissimo, psico. L'ho giocato il day one. Quindi non ieri sera. Che cacchio ho giocato ieri sera? A Gran Turismo. Quindi martedì. Martedì, sì. Bellissimo. Io lo ritengo un bellissimo gioco. Come pochi ultimamente. Perché tanti giochi AAA. Ah, mi ha invitato? Aspetta. Per tanti tripla A non sono così eccezionali, eh? Sì, sì, sì. Ciao Stream Element, ciao Sound Alert, grandissimi, buona serata. Vertex, dai che vieni col trattore, non ho tutti i contenuti. Vertex, dai che andiamo col trattore. No. Aspetta. Stiamo giocando con Kevin, ragazzi, adesso gli alzo il volume, eh. Allora. Ciao Sharder, amico mio, ma come mai? Allora, Rotter Ballanger Pack e Autoload Pack. Vado a scaricarlo, dai, lo cerco. Allora, aspetta, Robert. Robert era? Com'è che era? Robert? Ma dimmi come si chiama. Robert Start Pack. Strap Pack. Installata mi dice. Ah. Aspetta allora, aspetta ragazzi. Non stai a casa, amico mio. Allora ragazzi, scusate solo un secondo che ci stiamo un po' organizzando perché... Allora. Manca le mod. Ciao! Ok, allora, hai perso la connessione al server, bene, di bene in meglio amici, togli le quelle due lì Kevin, ah no, tu sei già dentro il gioco, né? Allora, vediamo un attimo, ciao ragazzi, allora, Robert Ballagenbong, ciao amici, come state grandissimi, allora, mega mega serata, eh? Adesso te la fai. Ok. Autoload Pack. Andiamo a scaricare Autoload Pack, ragazzi. Lo cerco, eh. Autoload Pack. Ciao amici, come state? Allora, Autoload Pack non era caricato, infatti. C'ha ragione. 100% mi dice, ma deve essere installata, vero? O 100% va bene? Ciao amici! Okay. Platform autoload? Sì, sì, l'ho fatto adesso. Però perché mi dice a 100%? Allora, Rupert! No, perché questo qua non è scaricato.
Rupert, non c'è niente Rupert. Rupert con la P o con... Stiamo giocando un po' tranquillamente a... Sono pacche, basta. Agi pack. Si vuota. Allora questi sono le mod, ragazzi, eh. Sì, certe aiutano, certe invece svelocizzano il lavoro, no? Sì, beh, certo. Allora, no, come pack non me lo trova. Ciao ragazzi, come state? Come state? Mi raccomando, domani Avil, domani sera Gran Turismo 7, ragazzi, eh. Grande Luca, stasera trattore, qual è? Ciao Avil, ciao Luca, grandissimo, stasera trattore. Dai, non puoi toglierlo, scusa, no? Allora, che cos'è che è? Aspetta. Ballinger, se lo trovo Ballinger. Ball, aspetta, no, Ball non me lo c'ho, non me lo trova. Ro, vediamo se Ro me lo trova. Come l'hai cercato? Robert mi cerca, mi trova un aratro. Un aratrino, ragazzi. Robert Strav Pack è installata. Robert Strav Pack. E perché non mi trova quell'altro che mi trova Robert? Ball front pack. Rotonda una quadrata. Ok. E qua. Robert Ball Fork Pack. Tu segui la WWE. WWE, 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 qualcosa tipo il WWF, no? Cos'è che è il WWE? È giallo e verde, c'è scritto 4 pack e c'è una balla rotonda e una quadrata. La balla rotonda sta a sinistra, però. Sì. Allora, ah, poi. Allora, ragazzi, devo andare alla... penso che è il... Sì, però mi devi mandare l'invito. Per lui. Vai, rimandami ancora. Sì. Allora vado un secondo, amici miei, a alzare un attimo Kevin dal party, perché l'ho trovato molto basso. Ah, il wrestling. No, non vado matto per il wrestling, però volevo scaricarlo, Avil. Perché è divertente. Non mi è arrivato l'invito, amico? Sì, mo sto mando. Sto caricando. L'ho trovato molto divertente da giocare, sinceramente. Però non sono un amante del wrestling, eh. Bello che il wrestling è il dama di... Ok, tipo. Tu lo giochi, Avil? Si sente bene la voce di Kevin, ragazzi? Mi hai fatto l'invito? Sei ancora caricato? Bello. Sai che noi dobbiamo iniziare? Dai, amici. È in guato. Ciao, amici! Adesso. Ok. Oh. Se facciamo la mia partitozza eravamo già dentro a trattorare. Adesso mi devi spiegare che cosa dobbiamo fare, eh? Dai, fai il bravo che ho trovato tutte le mod. Connessione stabile, bene. Non si può. Instabile. Bene, ma non benissimo. Instabile. Unisciti, vediamo. Ciao ragazzi e ragazze, impossibile stabilire la connessione. Ah. Emo? No. Aspettate raga, un secondo solo. Ok, allora vediamo se riusciamo a entrare dall'amico Kevin.
e andiamo a roller battare. Hai ragione Kevin, la condivision schermo non mi faceva entrare nella partitozza dell'amico Kevin. Allora ragazzi, c'è la live consuma, se, poi da quella pure. Se poi c'è anche un condivisione di schermo, il computer mi dice: oh, scemonito, non puoi farlo. La Coronella Pro, ragazzi, questa è una mappa fatta dalla gente, eh? Tutte le volte devo rifarmi il personaggio, ma che rottura di coiones. Ok, eccoti qua, ciao! Non so abbassare. Allora, okay. Allora dimmi tutto, cosa dobbiamo fare? Facciamo un giretto, facci vedere com'è. Allora, abbiamo un trattore su qui, un trattore Dautzfar. Dautzfar, tu lo sai che è tedesco, eh? Dautzfar, eh sì. Oh, il Warrior 7250, Kevin. Gran trattore, bello. Vai, fammi vedere. Allora, questa mappa, se tu ti compri questa farm, ti regala già da sé tre trattori. Tre trattori, c'è un po' di roba, ecco, per iniziare bello. Comunque, qua abbiamo le galline. Vai, giro panoramico, raga. Gallinozze. Fatele uovia. Ok. Qua per l'essere insilato. Insilatozzo. Ok, abbiamo i due. Allora, l'insilato, ricordamelo amico Kevin, si fa col prato e con il fieno. No. Prato, no, fieno. Io lo facevo con l'erba. Con l'erba. Ragazzi, ma distorce la voce di Kevin. Aspetta che adesso nella mia cuffia distorci, quindi vado un secondino solo a abbassarti un pelo, scusate. Ok, forse così, vai. Perché in pausa la partitozza, ozza. Ok. Allora, questo è un filotto, questo minerali, calc. Ah, carino come silo. Mi piace. Poi questo è un macchinario. Ti fa creare il sit, cioè il coso per gli animali già fatto. Ecco, questo se ci metti Loki. C'è Loki, Kevin. Ciao Loki. Ciao Loki, grande Loki. Fa il seme, no? Per gli animali? No, per mettere le piante. I semi, concime, non so. Semi, ecco. Bravo. Dai, fammi vedere l'altra parte della fattoria. Là vedo una mongolfiera. Allora. Sì, quella là è una mongolfiera gialla. Loki, stasera trattoriamo. Guarda l'amico Kevin che ha messo mega. Guarda. Non l'ho messo io, era così. Vabbè, potevi fare il figo che avevi detto che l'avevi messa tu, no? Canna da zucchero? Lo voglio fare io la canna da zucchero. Mandami qualche ortaggio via mail, grazie che sto morendo di fame. Ti mando i fagioli in scatola, così scorreggi tutta notte. Un po' di fagiolozzi per l'amico Kevin, che è... no, per l'amico Loki, Kevin, dai, facciamo i fagioli per Loki, dai. Bella la legna, due belle alberozzi, fatta bella la mappa, ma questa è la mappa di un giocatore? Ce l'ha fatta un ragazzo? Cazzo, ma come si fanno queste cose? A me piacerebbe tantissimo. Qua? Dai, balli di fieno messa a cavolo e ci hai messo un bidonazzo del portalatte. Quello già c'era. Invece poi l'ho messo giusto qua per coltivare le valle. Beh, c'è fatto bene. Qui qualcos'altro. Questo che cos'è? Un fertilizzatore. Deciso! Grande deciso! Dove le mando? Ah, le mandorline. Mandorline deciso, vuoi un paio di mandorline? Qualche tonnellata? Te la mandiamo, te la portiamo a casa direttamente col trattore. Ma questo che cos'è? Ok, Kevin, questo qua è benzina? È il benzaro? Il benzaro, ragazzi. Come, metano, andiamo a metano. Bella lì, raga. C'è uno per metano e uno per...
Andiamo a metano, raga, eh? Andiamo a metano. Quindi siamo molto una farm. Ma questi trattori e queste cose deve essere tu, però. Ma io non ti sento. Come non ti senti? Ma come non mi senti? Siamo seri? Ma qua non si sente, non si sente per te, quindi non so. Ma io sento, deciso. Forse sei tu. Lo sento, ho fatto andare via live. Ragazzi, mi sentite? Mi sentite, mitici? Gli altri che sono... Mi spieghi un po' le basi perché lo vuoi riprendere. Tu mi senti, Loki? Perché deciso dice che non mi sente. Io ti sento. Allora è un problema tuo, deciso. Allora, le basi... Loki, perché vorrebbe prenderlo, ma vuole sapere le basi di Farming Simulator. La base... Esci, rientra dalla live, è vero, può essere che ti sei inchiodata la live, deciso. Allora, le basi di Farming Simulator è lavorare, deciso, grandissimo, lavorare sodo. Ciao TM, grandissimi ragazzi, stasera lavoriamo a terra. Manuel, c'è anche il mitico Kevin, ciao Kevin. Ciao, buonasera a tutti. Grandi. Allora, tu un contadino praticamente. C'hai dei campi che ci metti il mais, frumento, vedi che ti serve. Sì. E quello che costa di più anche, che ti pagano di più. Infatti, devi anche controllare che sono season, season, nel senso che ogni season, puoi, ogni mese puoi seminare un... un tipo di rottaggio, qualsiasi roba. E la stiamo spiegando, TM. Praticamente fai il contadino. Il contadino, quindi bisogna produrre formaggio. Scusate, formaggio. Foraggio, grano, orzo, barbabietole da zucchero, tutto quello che può servire, no? O anche la colza, Ti ricordi, Kevin? La colza rende bene, eh? La colza rende bene. Olio di colza, olio di cozza. Poi quello le puoi usare o le vendi già così, però non ti danno tanti soldi, vendi già così. Però puoi usarli, che so, usi c'hai mucche, usi la delle mucche, oh, deciso. Mucche, fai il burro, fai il formaggio, fai tanta roba, fai la torta, si può anche fare. Puoi fare la torta, puoi avere le mucche, guarda qui, le galline che fanno le uova, poi le uova puoi andare a venderle, qua ci saranno poi le uova quando le fanno. Vedi le gallinozze? Dove le uova? Che le facciamo vedere? Vedi le uovazze? Le uovazze, queste qui, le prendi e poi si vanno a vendere. E si fanno i soldi. Pian pianino con i soldi compri mezzi nuovi, con i mezzi nuovi vai avanti, ci compri i vestiti. No, non puoi fare queste cose. Però la base è fare il contadino. Si parte dal trattore merdoso con la mietitrebbia un po' così. È un gioco fantastico, deciso. Se vuoi un gioco è gratis, gioco così ci posso giocare magari. Non credo che sia gratis. Io l'ho comprato il day one. Allora, hanno messo il 2019, mi sembra, gratis, eh? Mi sembra che ce n'è uno di quelli vecchi. Il 2022 no. Sicuro. Però puoi provare, se ti può piacere la tipologia di gioco, quello vecchio. Ho visto, se tu c'hai il premium, per 3 ore lo puoi provare. Allora, se avete il premium, potete provarlo per 3 ore, ragazzi, eh? Ok? Quindi andate, Loki, che mi ha chiesto com'era perché è indeciso di comprarlo, TM, che vuoi provarlo, andate, ve lo scaricate, ma dopo vai su Gran Turismo. No, deciso, domani sera Gran Turismo. Faccio un gioco al giorno, perché veramente fare due giochi, dovrei fare due live, mi butta insieme proprio tutti... tutte le statistiche, tutte le cose di Twitch, è un casino davvero. Io vorrei usare il trattore, perché non me lo fa usare? Ci sei su tu? Ah, certo. Devi entrare nella farm. Sono entrato nella farm. Perché non fai? Dove sei? Fino a che ora sei live? 11, deciso, amico mio. Mi fa posseduto da Main Farm Diesel, danni 9%. Non mi fa il cerchio di entrare. Ah sì, adesso è entrato. Entrato, no, adesso è entrato. Magari, sì. Allora, non mi veniva fuori il tastino. Se vuoi fare reparo, fare reparo. Ma ce l'ho il caricaballe? Sì, ci ho messo tempo. Dov'è che è? Cambi trattore.
Allora, cambiamo trattore. Ok, vedete ragazzi, avete... Ah, posso fare le balle di fieno. Allora, vi faccio vedere... Che bello sto trattore. Guardate la risoluzione, il McCormick. McCormick. L'X8627, raga. Mi piace il giallognolo così, questo trattorozzo, eh. Allora, invece il caricaballe è della Kuhn. È l'SB1290ID, eh. Adesso facciamo... Facciamogli vedere, ragazzi. Allora, accendiamo il motore, prima di tutto. Avviamo il motorozzo. Vi faccio vedere il mezzo da dentro, raga. Molto bello, eh. Si vede... Praticamente... Per finire, per spiegare, no? Sì, sì, sì. Che, allora, tu... Quel futuro è tanta roba, no? Questo è ricavato. Questa roba che tu usi, puoi creare tanta roba. Copri la fabbrica e puoi creare tutto. Una torta, vestiti, l'olio, tanta roba che si può creare con tutti i soldi, no? Sì. Praticamente qui alla fine della vita, arrivarci ci metti un po', Ci vuole un po', raga. La fabbrica è costa tanto. Poi devi che ci metti un po' più. Perché c'è la possibilità, rispetto al 2019 questo, di comprare le fabbriche. Che poi tra l'altro forse si poteva fare, però non credo che si potesse fare. Allora, vedete che io praticamente sto prendendo quello che ha lasciato la Mieti Trebbia, ok? Che dopo vi faremo vedere anche se magari abbiamo la Mieti Trebbia. E sto facendo le balle di fieno. Queste balle di fieno poi o le diamo ai nostri animali da mangiare, oppure ce le andiamo a vendere, vero Kevin? Tanto delle balle di fieno, tanto il silaggio, cioè fai una combinazione per da mangiare alle bestioline, alle mucchine, alle pecorelle, ai cavalli. Dai che facciamo un drift, come dice Loki, è deciso, facciamo un drift col trattore. Magari se si sta stoppione, Marco. Sì. Grande deciso. Adesso potrai vedere i prezzi della roba. Sì. Vai lì e fai vedere un po' che c'è. Si vedono un po' magari. Adesso poi vi faccio vedere anche quella parte di adesso. Sono extra preso a... Mi raccomando, falle bene le bare. Certo, Charter. Sono extra preso a fare balle di fieno, ragazzi. Qui... E poi vorrei anche caricarle le balle di fieno. A me piace molto andare con il Manitou. Ce l'hai il Manitou, Kevin? Ce l'hai che si sta... Sì, carica balle. Ok. No, no, ma il Manitou proprio da caricarle manualmente. Ah, ok. Ma manualmente io proprio che vado lì con la forca, le prendo, le alzo. Ah, no. Però quello puoi comprare. Si può comprare? Allora sì. Allora qui il Mieti Trebbiatore di prima, ragazzi, che ha fatto sto campo era un po' ubriaco, vi dico la verità, perché a me un coso tutto a destra e a sinistra così non l'ho mai visto. Invece è un bello quadrato, semplice, un bello... Questo qua è tutto incasinato, guarda qua. Che poi il problema, se tu metti il botto che ti aiuta un po', non la fa bene. No. Infatti mi sa che qua hai usato il bot perché ha fatto un disastro. Sì. È vero? Il bot era? Comunque è tanto per fare vedere ai ragazzi, grande dalla dritta che hai detto, col premium potete provarla, però non tutti hanno il premium, quindi eccolo qua. Sì, no, beh, hai fatto bene. Chi ce l'ha? Ma che cosa mi stai facendo? Tu mi stai caricando le balle. Guardate Kevin che carica le balle, vai, fai vedere i nostri amici che carica la balla. Aspetta. Aspetta, che si vede. Fai una adesso. Sì, la faccio adesso. Adesso viene. Sono già girato verso di te. Ecco, guardate ragazzi, Kevin, vedi? Lo prende con il carica balle di fieno. Sbadabam! È così che si fa. Si deve giocare in sintonia. Ma c'è un camion, un campo, qualcosa di andare lì con... La Mieti Trebbia, e così facciamo vedere ragazzi, tu che arrivi col carretto di fianco, io che trebbio. Io avrei il campo di mais, ma non è ancora... Non è pronto? Cresciuto, non è ancora... Camisella, ragazzi. Magari, anche saltare dei mesi, Sì, adesso facciamo qua i lavori. Se no, visto che questo campo è finito,
facciamo le balle, dopo le balle e poi ci veniamo su campo. 500 o qualcosa, deciso. No, Wanda, l'ho già fatto io. Mi arrangio io. Ok. 500 o qualcosa, deciso. 4-5 volte è successo. Se no, normalmente siamo dai 7, 8, 9, 19, 22, così. E arrivo a 300-400 nella live di Formula 1 alla domenica. Però il problema è che non ce li ho dentro contemporanei. Warzone era stato con Morris. Morris ha una schiera di persone su Instagram che fa impressione, ragazzi, fa impressione. E poi fa quelle quando si fa le sfide, o comunque quando gioca per le sfide, per i tornei, fanno la pubblicità su Instagram, che hanno il sito di Kulesh e tutti gli altri siti dove lui è preso, no? Perché lui chiaramente è preso nei Kulesh e in altri gruppi, e quindi quando arriva quello anche lui c'ha 150, 200, 300 persone che lo guardano contemporaneo. Entro quest'anno devo arrivare ai 1000. Amico mio, dovete darmi una mano anche voi, dovete convincere, no? Perché comunque le nostre live sono belle. Dovete dirlo ai vostri amici, ai vostri... No, convincere dai, è brutto. Convincere vuol dire che è una merda e uno deve... No, questo no. Se vogliono entrare, però bisogna fare pubblicità, raga. La scuola, dove andate a scuola, dove lavorate, parenti, amici. Dovete fare un po' di pubblicità, raga. Che tanto sapete che io gioco un po' a tutto. L'altro giorno ho portato Stray, il gioco del gatto, dei One Edition. Poi voglio portare una live. Vediamo se nel fine settimana riesco a configurare... si chiama OBS, perché volevo portare anche i giochi di Xbox e scegliete voi il gioco. Volevo fare questa nuova rubrica che sui 5 tera installati di disk esterno e gli 800 giga della console in SSD della mia Series X, scegliete voi il gioco da giocare. Ecco, questa è una bella rubrica che volevo fare. E quindi poi dopo il Formula 1, bellissimo, domenica ci sarà la gara, quindi alle 2 del pomeriggio credo, dopo devo andare a controllare bene l'orario in cui fanno la gara loro realmente, però dalle 2 ci sarà i 60 giri o quello che è la gara completa col Formula 1 in Francia, ragazzi, quindi vi aspetto domenica pome in Francia, la gara più bella e più emozionante che quella vera, da Marco Drums Games. E comunque deciso, è un bordello perché tanta gente va a vedere quelli grossi a volte non sono di qualità secondo me, e non cagano più nessuno, a un certo punto non fanno i loro comodi, e quindi bisogna venire a vedere gli youtuber più piccolini come siamo noi e tanti altri, che secondo me è meglio. Però è così. È difficile, uno solo un anno, fa solo nel stream allo stesso, uno 5 anni. Poi dipende da tante cose, gli orari che lo fai, no ragazzi? Io vado a lavorare, quindi non. Io vedo invece altra gente che magari va a scuola o non fa nulla e streama 50.000 volte al giorno. In orari magari anche pomeridiani, così, che io non potrei mai farlo, dipende da tante cose. Io streamo perché mi piace e mi piace parlare con voi, ho conosciuto un sacco di gente mitica, quindi indipendentemente da come va io streamo lo stesso, perché tanto io gioco, quindi stasera avrei giocato lo stesso con l'amico Kevin indipendentemente se siamo su Twitch o no, giusto o no Kevin? Quindi è solo un di più, ecco, questo qua è solo un di più. Comunque ragazzi, questo gioco è una figata, io sto prendendo anche gli ultimi pezzettini che ci trovano in giro perché non voglio lasciare niente. Comunque è stato un ubriaco che ha fatto
Secondo me hai dato in mano al bot e ha bevuto un bianchino di troppo, secondo me, però. Ah, diciamo che questa imballatrice poteva anche avere un'entrata a balla un po' di più, eh. Cioè, proprio... No, non è grande neanche come il trattore. C'è la parte davanti che raccoglie... Non è grande neanche come... Prova durante un sabato o domenica e fare 10 ore. L'ho già fatto, ho fatto anche la 24 ore. È stato un disastro perché entra troppa gente e ti butta giù tutte le... Vi butta giù tutte le statistiche buone che ho. Perché avendo tante ore... Allora, poche ore e tante live piccole non vanno bene, però neanche tanto lunghe. Purtroppo ho notato questo. Non serve a niente avere tantissima, a parte che non serve a niente avere nulla. L'importante sono le sub, quelle che sono importanti poi alla fine per sopravvivere in questo mondo difficile. Però diciamo che a me interessa avervi dentro, ci fa una chiacchierata, si entra in chat e si chiacchiera ragazzi, mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, che manca un solo follower di voi per arrivare a 620. Dai ragazzi, su, se vi piace il canale. Poi porto anche Gran Turismo 7, portiamo Assetto Corsa Competizione, portiamo Formula 1 2022, portiamo Stray, il gioco nuovo del gatto, portiamo Warzone, Fall Guys. Tra l'altro ragazzi, Fall Guys, ho trovato un'altra ragazza che vuole venire a giocare con noi. Una è Gabriella, che è da tanto, poi dovrebbe esserci anche la Kimberly, ma mi sembra di aver capito che ha dovuto toglierlo per poter installare Ark, quindi per adesso non ce l'ha. E poi c'è anche una ragazza nuova che devo provare a giocare con lei, e mi ha mandato la richiesta da Facebook, che vede tutte le cose che posto io del canale. Oh, grazie, deciso. Sai che cos'è? È che siamo più caserecci noi, no? Vedi, sono io con l'amico Kevin, giochiamo, ridiamo, scherziamo, voi potete dirmi cosa fare, lo faccio, è più casereccio, ok? I grandi se ne fregano perché chiaramente hanno talmente tanti iscritti che se entri te non è che gli frega più di tanto, sinceramente. Esatto, è un punto quello che ti stavo dicendo, a me l'interazione interessa, infatti vedi... che tra un po' parlerò con l'amico Kevin di quello che stiamo adesso, stiamo lavorando, lui lavora, io lavoro, mentre lavoriamo posso tranquillamente rispondervi, parlarvi, dirvi quando faccio le live, ci possiamo mettere d'accordo, posso giocare con voi, cioè tante cose, no, che nei canali grandi non le fanno più, magari le hanno fatte anche loro all'inizio. Sì, guarda, io continuo sempre così perché io sono così, quindi finché gioco vado avanti per la mia strada, tengo le mie cose, il mio bel canale YouTube, queste cose qua mi piacciono, mi tengono impegnato, quindi ci sta dentro. Una calcola che una volta non potevo neanche giocare perché facevo 4 o 5 prove a settimana a suonare col gruppo, c'era io, mio papà, le mie sorelle, era bellissimo, di musica, e anche suonare la batteria ci voleva tanta devozione, eh? Tanto tempo anche, tante prove, tanto... Suonare la batteria è veramente tosta e anche dura. Oh, amico Sharder, grazie amico mio. Che peccato che non ci sei. Stasera ci facevamo una mega giocata a Farming. Vabbè, però è andata così. Grandissimo. Ciao Sharder, buona continuazione. Qua c'è una smart di trattori. Chi è una smart di trattori? Allora. Ah, quelli piccoli. Sì. Allora, in teoria col trattore, se stiamo a metà, dovremmo beccare giusto la striscia. Eh sì, esattamente. Ciao ragazzi, facciamo un po' di farmi. Tra l'altro dovrei anche contattare l'amico azienda agricola, che è un po' che non entra neanche in live, eh. Non lo vedo da un po' l'azienda. Ti ricordi, Kevin, che doveva... farci vedere un po' come fare la parte di seminare e piantare per l'ulivo e per la vigna, anche vabbè se siamo capaci. Però allora Fortnite lo porto solo se c'è l'amico Morris è in vacanza adesso, quindi no per adesso Fortnite è in stand by. Anche Apex lo giocherò quando arriva l'amico Morris.
però volevo portare Multiversus della Warner Bros. Sinceramente ho fatto un video adesso, poi lo posterò su YouTube. Sì, sì, ce l'ho beta. Tu ce l'hai la beta? Quella Linus! Grande! No, 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 non mi rompi. Oh, oh, che è successo? No! Bug! No, no, robe strane, non va, non va. No, dai, no, non è che devi buggarti adesso. Non so se era bug oppure. Non so, c'era il trattore che andava tipo a scarto. Ciao Linus, come stai amico mio? Stasera hai la linea forse? Sì, un po'. Sì, anche, anche qui Sky è la linea migliore al mondo, i primi poi è una merda. E, senza far pubblicità negativa o positiva alle aziende, però dicono tutti che ti danno oro e poi ti danno a merda. Vabbè. E, no, no, non mi rompi, deciso, fai tutte le domande che vuoi, basta che siano domande non politiche, non di fatti di vita, perché maschile, tutto bene, tu. Lidaus! Maschile. Ah, ti ho detto mitica, scusami, mitico, mitico, no, no, se ti ho detto mitica, scusami, ho fatto una gaffa. No, 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 non mi ricordo neanche che cosa ti ho, mi sembra di averti salutato, ciao mitico, però non lo so. Vabbè, chiedo scusa a prescindere. Sai che ho anch'io un canale YouTube. Credo di essermi iscritto. Possibile che non mi sono iscritto? Tu ti sei iscritto al mio canale? Se ti sei iscritto al mio canale, poi ricambio. Allora, ragazzi, io ho un canale YouTube dove ho 1700 video, quindi iscrivetevi. Marco Drums Games, anche lì, eh? Anche su Twitch, Discord, dappertutto. E non lo so, non lo so deciso se mi sono iscritto. Se ti sei iscritto tu, dopo ti vado a beccare. Se non ci sei iscritto, iscriviti adesso, che poi quando vedo l'iscrizione che mi arrivano le mail di tutti, mi vado a iscrivere subito, ok? E vado a vedere che cosa fai. Non lo so se mi avevi detto che avevi un canale YouTube, dico la verità. Flight Simulator lo porti? L'avevo portato, se vai a vedere sul mio canale YouTube c'è. In live no. No, 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 in live non ho la fanbase per fare un Flight Simulator, troppo noioso. Ah, ok, ok, perfetto, grande. Troverai tutto, ci sono 1700 video, mi sembra, 1500, 1600, c'è un po' tutti i giochi, sinceramente. Ok, allora, io qua a livello... c'è proprio due spruzzini in giro, eh. Stiamo consumando più gasolio agricolo che quello che raccogliamo su dal campo, perché mi ha fatto le strisce tutte storte. C'è l'acqua frizzante? E praticamente... oh, hai mollato il trattore qua. Il... hai lasciato il carrello? L'avete aperto adesso, era nuova. Allora, le balle le portiamo e adesso le mettiamo bene per bene per bene, ma devo comprare il Manitou, eh? Ma dov'è il negozio dove siamo noi? Dove siamo? Dove te le metto le balle? Di fronte al 35. Ah, il negozio di fronte al campo 35? Allora, io vi volevo far vedere la Mieti Trebbia, amici, perché la Mieti Trebbia è una gran figata, eh? I trattori hanno un angolo di sterzata, ragazzi, si fa paura, eh? Eh sì, 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 sì. È che c'è troppi comandi L1, R1, L1 più 1. L'abbonamento a cosa serve? Ma quale tipo di abbonamento? Di cosa stai parlando? Di Twitch? Di Plus? Quale abbonamento?
a cosa ti riferisci, poi ti spiego. L'abbonamento del canale serve per supportare gli youtuber, quindi poi ci arrivano un po' di soldini, anche se non sono tantissimi quelli che si fanno gli abbonamenti, però riusciamo poi a comprare giochi. Io voglio comprare il volante, il Vivi Pro, quindi si riescono a fare, aiutate gli streamer proprio. E l'abbonamento al Plus serve per giocare online, per l'attivazione, per avere i giochi, se fai l'extra, 300-400 giochi già inclusi, quindi praticamente giochi gratis. Al tuo canale, perché? Allora, l'abbonamento al canale serve per supportare, supporti lo streamer, quindi i soldini che tu fai dell'abbonamento, poi una parte ne viene a me e a tutti quelli che fai l'abbonamento. Le donazioni invece arriva tutto quello che vuoi donare, 2 euro, 3 euro, 5 euro, 10, 100, 1 milione di euro, arriva tutto allo streamer senza togliere nulla. Invece l'abbonamento che fai a Prime, quello gratuito è gratuito per te e arrivano i soldini a noi, invece quello a pagamento mensile, a 3 mesi, 6 mesi, annuale, metti tu i soldini e poi ci arrivano i soldini mensilmente a noi, perché alla fine i soldi sono, servono sempre per qualsiasi roba. Io comprerò il DD Pro, voglio comprare il volante più figo per fare ancora live più fighe con giochi di auto, perché alla fine poi a me piacciono un sacco i giochi di auto. Ok, diciamo che andiamo. Allora, solleva il raccoglitore, spegni l'imballatrice, sollevala. Ok, no, no, com'è che si staccava il... Ah, le donazioni io l'ho attivate, dovresti andare sulle informazioni del mio canale, però non so se poi effettivamente funziona, perché non me ne è arrivata neanche una, no, ma non so se perché non funzionano o perché non me le voleva fare nessuno. Dovrebbe esserci il link di PayPal e da PayPal praticamente ti fanno subito la... Come si fa a staccare il rimorchio, Kevin? Hai ragione. Non me la fa mica staccare, però. Ah, porca loca, ho staccato davanti, aspetta. No, il peso ho staccato. Allora, per fare il dietro, ok, così, bella. Abbandoniamo la imballatrice e andiamo a prendere col trattore. Ok. Dobbiamo andare vicino alla balla e lui la carica. Eccola qua. E tutti i mezzi che vedete qua, a parte essere veri, che ci sono le ditte, sono tutte ditte reali, sono tutti mezzi reali, ragazzi, quindi ci sono veramente sti mezzi, ma non trovo dove si dona, porca miseria, aspetta, fammi vedere, probabilmente non funziona, sai? Allora, se tu vai su informazioni del mio canale, c'è Marco Drums Games, no? Vedi che c'è dashboard, mitici, benvenuti nel canale di gaming, informazioni, c'è donazioni, c'è un bottone. Se tu gli clicchi... Sì, no, a me funziona. Alla home, dove c'è la home, della home page, vai su informazioni, amico mio. C'è un bottone, aspetta che ti faccio vedere se si vede. Vedi che c'è un bottone donazioni? Tu gli clicchi sopra
e ti carica praticamente la pagina di Stream Element con la possibilità di poter donare quello che vuoi. Cioè 3 euro, 4 euro, 6 euro, 5 euro. E ci avrai anche se doni la coppa d'oro, la coppa d'argento e la coppa di bronzo, e tutti vedranno che hai fatto la donazione al canale. Sì, 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 sì. Funziona proprio così, amico mio. Dimmi poi se riesci, se vuoi farlo, insomma, quello che vuoi sarebbe una figata pazzesca. Saresti il primo a donare, proprio donare, non in abbonamento al canale di Marco Drums Games, quindi saresti veramente un figo. Dimmi se lo trovi poi, è sulla pagina iniziale, grandissimo. Allora, carichiamo le balle e poi andiamo a scaricarle e voglio prendere il Manitou perché voglio mettere queste... Comunque bisogna... Ah, eccola là. Ciao ragazzi e ragazze, mitici. Stasera facciamo un po' di Farming Simulator. C'ho voglia di lavorare e anche se lo sentite poco perché sta lavorando come un pazzo, c'è anche l'amico Kevin. Ciao Kevin, grandissimo. Stanno entrando i nostri amici, entrano, escono, entrano, escono. Allora, posizione da trasporto, vai. Sì, 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 sì. È veramente un bel gioco. Allora, dov'è il porto? Io sono al campo 20 e qualcosa. Dov'è il coso delle balle? Dove c'è tutto l'ambaradan? Qua. Ok. Dentro lì? Allora fammi vedere dove... Ah, ok, ok, l'ho visto. Me la puoi aprire? È già aperto, perfetto. Guarda come prende le balle, lasciamele lì queste balle che vengo a prendere io. Ma con cosa? Con questo? Il carretto? Vabbè, ma si fa manovra. Dov'è che vorresti metterle? A muro di lì? Cioè dovrei fare la manovra e metterle a muro? Vabbè, proviamoci, proviamoci. Attenzione che ti stiro. Attenzione che ti stiro. Ok, ci proviamo ragazzi. È come il Nürburgring qua, eh. Dobbiamo fare manovra col trattore e penso 10 metri di rimorchio, eh. Attenzione a non sfregiare il mio bel trattore giallo nuovo di pacca, eh. Tra l'altro tu le stai buttando praticamente. Sì, perché non riuscivo a mettere il nuvole. Ma vediamo, vediamo se trovo un altro posto più bello, perché non voglio più niente. Poi d'accordo. Allora, diciamo che questo carro è bello lungo, eh? Quello di occupare la mia. Allora, se quelle balle lì non me le mettevi, questo riuscivo a mettertelo, guarda come va, come viene. Ma se guarda, se me le porti qui di fianco le raccolgo anche. Mettimele qua sul coso. Le raccogliamo per bene. Dai che facciamo una cosa fighissima. dai, mettimele su. Bello. Sì, sì. Le porti lì e basta. Ah no, devi lasciarla e lui la prende. Così è una figata, ce le mette su belle dritte, eh. Ah, ok. C'è anche delle balle in giro dappertutto, dai che le mettiamo tutte a posto. Hai visto che comunque Marco Drano si è riuscito a portartelo dentro il carretto? È dentro, quando è preferito quello è proprio. Già stretti un po'. Smanettare. Oh, cosa è successo dietro? Che c'è un sballettamento. Aspetta. Aspetta. guardate che è la manetta. Sì. Dovrebbero una forse, se non sbaglio. No, forse tre.
Eccolo deciso, grandissimo! Pieno, basta, allora apposta 14 ball. Allora, stiamo facendo una manovra tattica, raga, eh? Ok, guarda qua che manovra. Allora, vediamo un attimo quello che... Allora, posizione scarica balle. Guardate, raga, con Kevin su. Grandissimo. Oh, sto attento che cadi. Ok, sono contro il muro, posso andare ancora un po'? Dammi un po' di dritte. Contro il muro? Ah, un po' più avanti le vuoi? Dammi un po' più avanti, deve essere il muro. Vai, vai. Va bene, deciso, va benissimo, tranquillo. Un po' più avanti? Se vuoi un po' più avanti, no? Così? Grazie, deciso, davvero. Se lo fai, grazie mille, grazie mille. Cosa devo fare per lasciarle? Stacca, apri menu. È di uno triangolo. Scarica. Ok. Ah, le volevi un po' più avanti, le volevi tu. Allora, fammi abbassare. Dove? Il Manitou? Da un'altra parte. Ma guarda, adesso se riesco a fare così, le sposto. Vedi che mi sono riuscito a trovare anche di qua. Se me le sbatti su, facciamo anche quell'altro e qui ti ho messo a posto tutto. Sì. Domani alle 21. Alle 21 deciso, 21 ore 21 precise. Vabbè, se manco quei 5 minuti perché sto a magna, ho ritardato per due docce perché qua bisogna fare un sacco. Oh sì, aspetta. Operativa. E alle 21 ci sono e faccio il mitico Gran Turismo, domani sera Gran Turismo. Grazie amico mio. Inizia, dai che facciamo una bella festa. La prima donazione di Marco Drums su PayPal. Vai, che figata. Ok, facciamo così. Almeno mi sono messo dritto. Sai che non riesco a mettermi. Grazie amico mio. Ci tengo. Dai, domani sera sarà una festa di donazioni. Mi metto gli occhiali GG. Glielo dico anche al mitico Zane Boy, così viene qua. No, davvero? No. Allora, è un po' troppo vicino. Tu cosa dici? Posso scaricare qua? Sto vedendo che sto facendo un po' fatica a spostarmi. Mi sto incasinando, cioè mi sto spostando sempre di più a destra, vedi? Vedi che sono andato a incasinarmi, aspetta che... Allora, per... infatti. Sono a pelo muro, Anzi, adesso forse adesso l'ho anche toccato, vediamo. Sì, ho toccato un po' il muro, ti ho rovinato il trattore. Dai, che forse ci siamo. Anch'io li voglio. Scarica valle. Occhio che ti chiudo dietro anche a te. Allora, dimmi se devo andare indietro ancora un po', sono a posto? Io direi che siamo a posto. A posto? Vai.
perfetto. Dobbiamo fare manovra. Credo proprio di sì, perché c'è un coso con la coppa d'oro, di bronzo, chi fa più donazioni e robe del genere, è deciso? Penso proprio di sì. Non lo so perché non l'ho mai fatto nessuno, quindi sarai tu il primo. Però comunque ci sarai e comunque ti ringrazio anche sui social, quindi se farai la donazione vai tranquillo che lo sanno tutti e poi ti ringrazierò in lives. Allora, le balle diciamo che non servono più, ok? Lo metto giù. Lo scopriremo solo versando i money. Di una canzone dice lo scopriremo solo vivendo, no? E invece noi lo scopriremo solo versando i money con PayPal. Sul mio PayPal, eh? Così vado subito a prelevare. Ok. Ok, oh cacchio, sto facendo la stessa manovra. Allora, se io devo girare di là, devo girare contrario. Ok. Lo voglio mettere proprio perfetto sto carrettino. E fare le manovre al contrario non è facile, eh. Ok. Ok, l'ho messo giù. Perfect zone. Allora, dimmi cosa devo fare e io lo faccio. Come lo odio quello lì, fammi vedere un attimo, perché è quello grande che si fa un casino. Questo lo odio, raga. No, perché è quello che quando tu ti muovi devi fare tutte le cose strane per fammelo vedere, magari no, forse questo è quello bello. Fammi vedere che allora io ascolto di tutto, diciamo che amico mio, la musica mia preferita è blues, rhythm and blues, gospel, Led Zeppelin, hard rock, rock, ma quello anni 70, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Injury Malmsteen, cazzo ne so, Bon Jovi, Europe, un po' di tutto, ti dico la verità, perché essendo musicista da 30 anni, anche di più, da quando avevo 8 anni suonavo la batteria acustica, ho sempre amato la musica in generale, ascolto anche quelle dance di mia moglie, ascolto un po' tutto, ti dico la verità, però se devo dirti la verità, adesso devo metterci una canzone per ascoltarla, vado di Pink Floyd o di Guns N' Roses, li conosci? Shiva? No, Shiva no, non lo conosco, sarà magari un artista nuovo, non conosco tantissimo, sono più su musica un po' più vecchiotta, 70, 80, 90, Aretha Franklin, come cazzo si chiama l'altra, Cyndi Lauper, Mariah Carey, tante altre che non mi viene neanche in mente il nome sinceramente, però ascolto tanta musica variata, musica variata. Ma perché sto robo qui? Scusami Kevin, la domanda. Dietro non è bello bello, ma è tipo giallognolo sminchiato, il terreno che lo lascia. Non è bello nero. Ah no, eh. Come mai? Tuo, è così. Ah. Il trattorino non è. Prova a sentire la canzone. Non è easy. La vado a sentire dopo perché su Twitch non si può ascoltare la musica, c'è copyright. Ah, tra l'altro è il campo che abbiamo fatto adesso e c'è mezzo un trattore anche, eh? C'è mezzo un coso da spostare, amico mio, eh? Potresti spostarmelo, mi fai questa cortesia, eh? Ma questo è un sarchiatore questo, che cos'è che è questo che sto usando blu? È qua il campo dove mi hai mollato quel robo là. Il 24, cioè da venire lì con il trattore a portare via quello delle balle. Sì, no, in realtà l'ho lasciato io lì. Ci sta.
Allora ragazzi, se il farming è veramente un gioco di tranquillità, grazie mamma mia, sei gentilissimo. Come si fa a fare il quello che va lui? Porca loca. Cerchio. Così mangi il popcorn. Ma io credo che questo trattore è un po' piccolo per il sorchiatore, no? Sì, sì, Leonardo, mi ha fatto il popcorn. Tra l'altro ho appena fatto un canale YouTube nuovo, si chiama Zane Boy. Abbiamo giocato l'altro giorno insieme a Stray, il gioco del gatto. Lui è mio figlio piccolo, ha 11 anni, invece il grande ne ha 18 adesso. Sì, sì, se vogliono sì. È perché Leonardo c'ha il suo gruppo che gioca a Fortnite e altri giochi e... Uè, Monster! Amico mio, quanto tempo! Benissimo! Qua col mio trattore i popcorn è il top, eh! Questo è veramente essere nerd. Popcorn mentre vado col trattore. Dove sei stato? Sono stato io. Sono sempre stato qui. Contrattore, dici? Contrattore, siamo stati in tanti posti. E io a campo con i grass. Grande! È un po' che non entravi in Monster, eh? Domani facciamo Gran Turismo, eh? E tu dove sei stato, amico mio? Racconta. Sì. Domani sera ho deciso a fare la prima donazione, forse, ragazzi. Oh, i popcorn sono buoni, no? Come sei messo, Kevin? Non dirmi che è quella con anche il carretto in mezzo dei semi. No. Ah. Mamma mia, oh! Ero in montagna. Ah! Con il Grest. Ma che cos'è il Grest? Con il Grest. Scusami, Monster, che cos'è il Grest? È un monte o... Tu sai che cos'è il Grest? Domani mi arriva... Stray. Ah, bellissimo Monster, bellissimo. Ma domani sei a casa, allora. Adesso sei in montagna. Ma domani torni? Ragazzi, prendete i popcorn a microonde o anche quelli normali da fare in padella, perché i popcorn non fanno ingrassare, sono buonissimi. Ah, figo! È quello che non capivo. Bravo, Monster. Ah, ok. Bravo. Quindi si è andato solo a dare una mano alla parrocchia, praticamente. Ah, grandissimo, sei un mito.
F1-22, bella lì, grande. Allora ti dico che purtroppo F1-22 ha problemi seri a giocare online, però è fighissimo. Finché non sistemano non gioco più online, però è veramente bello. Io e Charger abbiamo fatto 3 live e non ce n'è stata una Monster che ci butta a metà fuori, mi fa chiudere il gioco. Hai visto che roba? Però è bellissimo. Infatti domenica farò la gara completa in Francia. Domani sera porto Gran Turismo 7 e sabato vediamo. Ho quasi finito il campo, eh. Sì, anch'io mi sono trovato malissimo, Monster. Se vedi la mia prima live, a momenti volevo darlo via, volevo venderlo. Dopo ho imparato e... che ti ricordi la prima live, che disastro? Mamma mia. C'era anche tu il venerdì. Ti ricordi? No, io lo vendo sta merda. DRS rotto, sì. Mamma mia che buoni popcorn. Ciao amici e amiche di Twitch, un po' di trattore stasera. Guardate che bello, questo è il John Deere, eh? Cioè, questo dovrebbe essere il John Deere, eh? Allora, nel gioco base ci sono anche le mod che fanno gli utenti, ragazzi, e questa qui è una mod fatta dagli utenti che è fatta benissimo, vero Kevin? Appena fatto la campagna e il DRS rotto. Però. Oh, grazie, grazie Deciso. Se devi andare vai, eh. Senza problemi. Se invece vuoi rimanere, metti come hai detto tu, al minimo. Così vediamo se riusciamo a farti vedere la Mietitrebbia. Io voglio fare... Voglio andare con la Mietitrebbia, Kevin. Così mentre io mieto e trebbio, tu ti metti di fianco col carretto e facciamo vedere che andiamo e svuotiamo il carretto, la Mietitrebbia mentre andiamo. Quello è bellissimo, eh. Io sopra con una... Trampo, ormai. Grande. Ah, ok. Poi sì, si è attaccato con un carro che praticamente lo fa diretto? Ma è una mog? No? Ah, scusami, ma è troppo buono, sono popcorn! Ho troppa fame, Monster. Quando gioco a farmi il simulator mi rilasso. Mi rilasso, divanello. Te li darò volentieri. Ma sono troppo buoni, me li mangio io. Noi compriamo con le microonde, così in 3 minuti lo fai. Perché ho comprato la macchinetta dell'Ariete per fare i popcorn, eh. Però fa troppo casino. Fai tranquillo. Meloni? Vai! E come si prendono i meloni? I due tipi di meloni. Valle, mandorle.
Ma con che macchina noi prendiamo i meloni? L'ho già portato in live, amico mio, 2 giorni fa. L'ho già portato in live, mostro. È bellissimo. Non ti dico niente. No, 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 no. No, no, è offline. È bellissimo. È proprio un giocone. Niente online e dura circa 10 ore. Vabbè, io ci ho messo... Puoi vedere nella lista, puoi anche vedere su Apple. Mhm. Lo so. Lo so, amico mio, ma non tutto è online. Comunque per essere una farming, una software house piccolina, ha fatto veramente un lavoro pazzesco, eh. Dopo ho preso God of War, ve lo porterò al day one, e chiaramente chi lo deve giocare passa dentro per un saluto e boh. Se invece c'è qualcuno che non lo vuole comprare o vuole giocarselo fra 2 anni, no, 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 purtroppo no, no, lo finisci e è finito, lo platini e basta. Però io sono arrivato a 2 ore di gioco e un'ora a cercare cosa dovevo fare, quindi praticamente è poca roba. Ma dicono tutti che è un capolavoro, eh. Anche se sono poche ore, sono talmente belle che non serve allungare il brodo. Anche se a Kevin non è piaciuto tanto. Ti è piaciuto poi alla fine, Kevin? Gioco del gatto. No? È rilassante, sicuramente. È bello, Kevin. €30, sì, €29.90. E calcola che col premium è incluso. Extra e premium, sì. Sì, premium c'hai anche le prove dei giochi. L'extra è quello che c'hai dentro quei giochi lì. Ma io ci provo i giochi. Sì, ma i test di 2 euro che fai. Beh, io in tanti giochi, in 3 ore, li ho comprati €70, ci ho giocato 2 ore e poi li ho lasciati lì. Perché non mi piaceva il gameplay. Perché soprattutto quelli giappo, tale so Far Eyes, tutti quelli lì, no? Anche l'ultimo che ho preso, quello lì, come cazzo si chiama, quello di Final Fantasy, l'ultimo che ho preso, ti ricordi, è entrato anche tu in live una sera. Non è che mi piaceva tanto di gameplay, ho comprato per niente. Allora io mi riguardo prima. Chiaramente l'altro che poi dobbiamo giocare insieme, Kevin, quello lì di fare i ponti, di fare le costruzioni, quello non me ne frega neanche di vedere un gameplay, l'ho già comprato, cioè, capito? Se voglio un gioco lo compro. God of War Ragnarok non devo vedere neanche un gameplay, l'ho comprato, punto e basta. Quello che sono indeciso è Call of Duty. Non lo so. Non lo so, non lo so. Ha anche senso per me perché lo porto in live, no, Kevin? Quindi c'è il gioco nuovo, lo porto in live. Però non lo so, ti dico la verità. Stavo... Ma no, non ci sarà, ma nessun Call of Duty sarà più bello come una volta. Una volta c'era anche l'atmosfera, c'era noi che eravamo un sacco di amici. Era una cosa spettacolare. Ok, io ho finito il campo, eh. La macchina la riporto dove? Qua nel
del metano. Ok. Guardate che figata, ragazzi. Ciao. Abbiamo finito il lavoro, eh. Il trattore è un... Ah no, è un Deus. Deus Far. Credevo che era un John Deere, ti dico la verità. Ma per caso è una mod fatta da tedeschi? Che hanno usato tutti i trattori... Deve dormire Andrea, è tardi per farmare e troccata. Ascoltami, amico mio, non sto farmando, sto usando il trattore e faccio ancora più casino. Guarda qua, io l'amico Kevin, è arrivato Andrea. Kevin, è qui? Ah, quello è un John Deere. Lo metto qua di fianco alla Metitrebbia, il rimorchio. Ciao bello, grande, grande. Non è male neanche il Deus Far, eh. Ho visto la verità, eh. Guarda qui Andrea, che parcheggi che ti faccio col trattore. Guarda che roba, altro che Nürburgring a oro. Guarda qui. Oh, non l'ho toccato. Questo è un parcheggionzo. Oh no, no, non ho toccato. Non sta toccando, no, per millimetri. Allora, dimmi che lavoro ce ne serve. Oh, la Mititrebbia, si può usare? Ma che Mititrebbia è questa? Dove? Dove sei? Che campo? La Crone. Eh sì, questo serve per fare la sfida? Aspetta, Marco, hai fatto la sfida a tempo online. Io ho 2 milioni assicurati. No, amico mio! C'era una sfida da fare oggi? Ma si può fare domani? Questa Mietitrebbia, ragazzi, ha due... Tu mi discarico, eh. Eh? Ah, 12 giorni di tempo, bene, bene. Allora domani... Ma il campo sarebbe 58... 58? Domani lo faccio, Andrea. Se ci sei domani, proviamo a fare anche le sfide, eh? Guarda qui, Andrea, che mezzo! E là là, grandissimo! Grandissimo, Andrea. No, io stasera ho dovuto giocare a questo gioco strafighissimo con Kevin. E non ho proprio neanche visto Gran Turismo. Però lo gioco domani, Andrea. Domani sera. Domani sera assolutamente Gran Turismo. Se ci sei, mi dai una mano a fare quella benedetta sfida che manca. Ah, cacchio, che peccato. E vabbè, dai. Allora al massimo passi dentro a dare un saluto. Sai, Kevin, che non l'ho mai visto. Allora, questa Mietitrebbia, ragazzi, vedete, è della Crone, no? È la Big X 1180. Non ha, come vedete, il contenitore dove mettere i semi e le cose. Praticamente lui cosa fa? Prende la quello che dovete prendere, quindi qui sarà frumento, quello che è, le pannocchie, spacca tutto, fa pezzettini, lo butta per terra o fa le file, dipende come volete metterla voi. Però non c'è il contenitore dentro la Mietitrebbia, perché lui cosa fa? Lui la spara direttamente, quindi tutto quello che prende non c'ha il contenitore, ma lo spara. Come vedete c'è il cassone dietro. Però io, Kevin, quando vedo tutti i gruppi di Facebook che sono scritto sulle cose di... Ma come fa, Kevin? Come fai, matto? Quando sono scritto nei gruppi non fanno così loro col carretto
e vanno direttamente, si arrangiano. Arriva uno di fianco e fanno andare coi trattori di fianco. Di solito fanno così. Attento che ti fai male. Oh, perché c'è quella cosa verde? Mi sa di non averlo mai usato, ma sto dietro, credi? Eh? Ciao. Siamo a? Non riusciamo a... non riusciamo a andare a letto e... Ah sì. Devi andare solo tu o tutte e due? Non lo so. Credo che devi andare tu, credo. Vediamo questa mietitrebbia, ragazzi, invece la class invece, come vi dicevo prima, è quella che se la dispieghiamo vedrete che ha il raccoglitore, eh? Adesso ve la faccio dispiegare, guarda. Eccola qua, la class c'è dentro il mega contenitore 8, alla class 8009 Lexion. Guardate che figa la mietitrebbia da dentro. Bisognerebbe prendere anche un qualcosa per pulire i mezzi però, Kevin? Sono tutti sporchi. Allora, qui ragazzi invece vi faccio vedere. Questa schermata è il calendario delle colture, quindi quello che si può raccogliere, quello che si può piantare. Dove non c'è niente vuol dire che di quella cosa lì non si può fare in questi mesi. Giugno, luglio, agosto, settembre, per dire, il mais non si può né piantare né raccogliere. Grande Sharder, amico mio! Qui dite il... Vuole dormire? Sì, dormiamo. Hai ritornato Sharder? Visto che sei lì? Ciao Sharder. Visto che sei lì, puoi anche far vedere la roba che... Sì, infatti, fai di che stavo dicendo. E qui è il merci, vedete ragazzi. Il grano quanto vale, vedete che sta salendo poi tra l'altro adesso. Quanta merce c'è nel mulino, quanto nella cooperativa. Vi fa vedere tutto, è tutto. Per dire, l'uva sta scendendo di brutto, raga, quindi l'uva non bisogna farla. Il mais, il frumento sta salendo, l'orzo e la colza va sempre alla grande. Questi sono tutti i mezzi che abbiamo, questi soldi, quindi la parte finanziaria del gioco, questi sono gli animali che abbiamo, ma possiamo averne un sacco, e poi ci sono i contratti che si vanno a fare le cose per qualcun altro, e, se non hai ti prestano loro e si paga un tot, e si va a fare praticamente il lavoro per altre persone, che serve per farmare un po', per prendere un po' di soldini. Questi sono invece le catene di produzione, quindi si possono fare il burro, i formaggi, però bisogna comprare i caseifici. Si può giocare al massimo in 4 giocatori ed è veramente, veramente figo. Guardate la mappa di gioco, la coronella, questa qua. E pensate che questa mappa è stata fatta da un giocatore. Poi adesso vi faccio vedere invece a comprare veicoli. Ci sono un sacco di veicoli, trattori, mietitrebbie, trattori grandi, macchine particolari. Questa qua serve per dire, per raccogliere le patate, eh? Guardate che macchine, ragazzi, mulettini. E poi vendono anche le lame, tutte le trinciatrici, raccogli sassi, un sacco di roba. Sarchiatori, imballatrici, cassoni da carico, animali, carrelli, le balle già direttamente, i sacchi di pellet con l'erbicida piuttosto che... E anche le balle già fatte,
questi sono i mezzi in offerta, il 53%, trattori, le mod installate e il mercante di bestiame per comprare, per poter costruire e poter fare le cose più velocemente anche a livello di si può fare già? È già pronto? Un mesetto ancora? Ok, adesso posso farvi vedere, ragazzi, a trebbiare il campo. E secondo me il trebbiacampo è una cosa fichissima. In fase di crescita, No. Non è ancora, no. Facciamo la crescita. Questo che vedete che stiamo dormendo, ragazzi, non è che dorme una notte, è proprio una cosa fatta apposta perché voi preparate i campi, fate e disfate, poi se volete andare a raccolto non dovete aspettare 4 mesi di gioco, che comunque è bello lento, andare avanti in gioco se fate a livello normale, perché poi c'è tutte le varie... pronto per raccolto, vedete che è bello giallognolo, Ok, dispieghiamo la lama, accendiamo il motore. Si alza, ma poi c'è anche, si mette già in automatico o devo spostarlo io? Guarda quanto diesel. Ok, ragazzi, raga, la peppa, guardate dietro anche. Che meraviglia, che meraviglia. Non si vede nulla, Kevin. Ma come fanno loro a vedere? Non si vede niente, giuro. Da dentro non si vede nulla. Io quando devo fare questo raccolto devo andare a scaricare e tranciare. Perché? Perché Shard dice quando deve fare questo raccolto deve scaricare e tranciare? Non lo so, tutto da solo. Ma perché non metti il carretto come sto facendo vedere io, amico mio? Non so, vediamo se ci risponde. Il Kevin sta ballando sul mio... sulla mia MP3, Madonna, incredibile! È assurdo perché non si vede nulla da dentro. È troppo alto il raccolto, il grano? Poteva farla un po' più alta sta MP3, però. Non è che si alza la... No, non si può alzare la cabina, né? Sì. Sono rimasto un po' male perché non pensavo che... Raga, è un attimo riempire il bidone, E poi una volta che è pieno, viene il trattore? Ok. Ah sì, no, è vero, hai ragione. Però potresti portarti un trattore e vai col trattore. Non è da quella mititrebbia che è Charlie. Eh sì, quando giochi da solo. Infatti io volevo giocare con te stasera, te l'ho chiesto alle 2 del pomeriggio. Solo che sei dovuto a tuo zio, può succedere. Però stasera stavamo giocando in tre, Io, Kevin e te. E poi il ragazzo... Eh sì. Sì, quello ti do ragione. Oh, grazie! L'Oscar, grazie mille del follower, amico mio, grazie mille. Oh, 620 follower stasera, grande. Grazie mille.
Porto anche altri giochi oltre il farming, quindi. Oh, Kevin, ho pieno il carretto. Allora, l'Oscar, grazie a tutti, prima di tutto grazie per i follower. Adesso te lo ricambio anch'io. Allora, ti dico la verità. Se ce l'hai gratuito, comunque hai comprato il 2019, vai di 2019. Se devi scegliere 2022, è veramente, veramente un altro mondo. Ti dico la verità. È fatto meglio, è fatto più bello, ci sono un sacco di robe in più. E graficamente hai una grafica PS5 che spacca, se è PS5, guarda qui, guarda la grafica che ti sto facendo vedere io adesso in questo momento. Kevin, puoi smettere di entrare dentro con i carretti nel mio raccolto e usare le strade, per cortesia? Usiamo le strade, per cortesia? usiamo le strade. Ma adesso tu vai a venderlo o vai a metterlo da nostro? Io vorrei tanto venire, ma adesso devo fare il PC nuovo e poi dopo forse lo compro e vengo. Allora, ti dico solo una cosa, non so se possiamo giocare col PC. Si può giocare, Kevin? Noi con la Play e lui col PC? Ah, oh, c'è il crossplay, va bene. Ascolta, l'Oscar, tranquillo. Ah, sì, infatti. Sì, perfetto. Quindi non c'è problema. Non c'è problema, se lo compri... L'Oscar, lo scarso di Filippo, lo scarso di Filippo, ah, è lo scarso di Filippo, vabbè, io lo dico sempre così, ormai per me sei l'Oscar proprio, dico sempre perché sennò faccio troppo fatica a dire tutti i nick vostri, ragazzi, siamo 620, quindi grazie perché, uè, GBR, grandissimo, guarda cosa c'ho qui, GBR. Comunque l'Oscar, faccio anche Gran Turismo 7, Formula 1 22, e poi ho comprato anche quello nuovo che si chiama Construction Simulator, dove saremo in quattro anche lì. Ci sarà l'amico Kevin, l'amico Marco, che stasera c'era anche l'amico Marco, Sharder, che vedi, Sharder 98 doveva venire, però aveva da fare. E saremo in quattro anche lì, andiamo a costruire case, ponti, strade, un sacco di roba, Costo grano come siamo presi? Allora, diciamo che stiamo guadagnando un botto di soldi, Il retromarcia, poi metti la quinta. Allora, vediamo. Ci vuole sull'orto. Allora, vediamo se riesco ad andare in retro, raga. Dai, se riesco a rifare il percorso in retro, mi fate tre belle sub. Andrea, molto tua sub. guarda Drums anche in retro. Grandissimo. Adesso sto aspettando l'amico Kevin che arriva con il mio bel carretto, perché questa Mieti Trebbia, ragazzi, questa Mieti Trebbia non ha il cassone. Se io avevo il cassone io potevo già andare avanti, no? Andavo avanti a lavorare, intanto si riempiva il cassone che arrivava Kevin e lo svuotavamo. Invece questa Mieti Trebbia può, cioè taglia e butta direttamente, quindi non ha cassone di stoccaggio. Ho visto che stai sul gruppo. Sì. Phil Steel del mitico E30. La metti tre e ti do un mese in più. Se mi riproduci Nürburgring, e come faccio? Sì. Lo sento anche in privato. Giova mi ha dato dei consigli importanti GBR e vado sempre dentro nelle sue live, perché ogni tanto lo vedo quando è dentro, vado dentro e se noterai mi chiama col nome e cognome. Ciao Zanesi, ciao Marco Zanesi, grande Marco Zanesi, io dentro gli do sempre mitico e tutto, però pensandoci, Marco, esatto, ha senso regalarti il sub che poi devo andare in ferie. Esatto, regalami perché devo andare in ferie. Amico mio, io non vado mai in ferie. Io sono qua a fare live, quindi se mi regalate le sub, ragazzi, io sono qui a fare live. Eccolo qui, vedi? Che man mano che taglio
già va direttamente dentro il cassone, eh? Allora, ragazzi, non credevo che il grano così alto facesse sta situazione che non si vede una sega. Quindi praticamente bisogna andare tutto col GPS, eh? Perché questi mezzi, ma non avevi detto che ad agosto stavi via. No, che io sappia no, sinceramente, anche perché non so quando vado in ferie, è arrivato un sacco di lavoro e non so neanche quando. In teoria fino al 5 lavoro agosto e dopo devo vedere un attimo. No, probabilmente Carla va da qualche parte, non so se ci vado anch'io. Dovevo andare dall'amico Maurizio, quello sì, mi ha invitato, però non so se riesco ad andare in Calabria, ti dico la verità. A posto, lo dicevo per... Ah, sì, no, devo andare via. Ragazzi, quindi vi fatemi le nuove sub, donazioni, domani che devo andare in ferie e non so come pagare le vacanze. Ecco. Andrea? No, diciamo che le sub servono per comprare il DD Pro, ragazzi, il Fanatec DD Pro. Così, a parte che il mio Logitech G923, ragazzi, fa paura, però vi dico la verità, il mio sogno sarebbe comprare il DD Pro della Fanatec. Così facciamo tutti i giochi di guida in maniera veramente pazzesca. Comunque, per rispondere al GBR, sì. Mi ha invitato lui, sono entrato subito e è forte, è uno dei pochi che seguo, ti dico la verità, è veramente bravo e mi piace chiacchierare con lui. E quando entro nelle sue live mi dice il nome e cognome, perché vabbè, a parte che è scritto, però lo sa. Anche se entro come Marco Drums Games, mi chiama Marco Drums Games, forte. Ok ragazzi, vedete che stiamo mieti trebbiando alla grande, eh? E qua il carretto è quasi pieno ancora, Kevin, lo sai? Eh sì. Non riesci a comprarmi un altro carretto, che qua è gigantesco? Uguale? Così me ne porti uno e porti via l'altro? Un altro, sì. Se no... Siamo già a pieno qua, 95, 96, 97. Era il crone gigantesco. Quando finisci di raccogliere vai a nanna. Mi sa di sì, sai, amico mio, perché a che ore sono? Eh sì. Finiamo di raccogliere e vado a nanna. Ma stai facendo siglato non grano. Questo qua è il silato? Sì, questo è il silato. Questo è il silato, sì. Il grano da un'altra parte, GBR, bravo che ti sei accorto. Avevo detto io forse che avevo fatto il grano, né? Avevo detto io. Oh, mi sono sbagliato. Da bravo contadino mieti trebbiatore, ho sbagliato il materiale. Però guarda qui. Ah, ok. Ah, invece adesso col mai. Guardate come sono fatte bene le macchine di farlo in segreto, ragazzi. Anche il movimento della lama, Kevin, bellissimo. Lo strasso del simuletto credo proprio di sì. Un toccano, sento la lista. Credo proprio di sì, ti dico la verità. Siamo arrivati a 620 follower, amici. Stanno voi. Grandi ragazzi. Allora, io sto aspettando un altro carretto che mi porterà l'amico Kelly. Perché è talmente grande sto campo che se stiamo a aspettare tutte le volte che... E qui ci voleva Sharder che lui mi portava i carretti, raga. Eh sì. Questo è proprio quello che serve
e la bellezza di giocare multigiocatore a giochi così, che ti danno una mano i tuoi amici, perché chiaramente anche nella realtà l'NBA 3B costa talmente tanti soldi che quando arrivano nella zona fanno tutti i campi, no? Si mettono d'accordo tutti i vari proprietari di terreno. Puoi continuarlo, ma anche a me no, a te perché la cosa è tua. Eccolo qua, Kevin che arriva e mi taglia praticamente tutto il raccolto perché ci passa in mezzo. Bravissimo, bravissimo, grazie, gentilissimo. Ok, Kevin me l'ha piantato giù. Ok, possiamo continuare a lavorare noi, eh? Oh, con un altro carretto è tutta un'altra cosa. Oppure se c'è un'altra persona che viene col trattore, si può comunque fare la stessa cosa, non io che ho dietro il carretto, ma un'altra persona con il trattore di fianco e gli butto dentro, perché il come si chiama quel robot che sputa, quel tubo, insomma il tubo sputatore, si può posizionare dove si vuole. Eh sì, uno di fianco e tu riempi prima quello di fianco col trattore che va e poi dopo ti riempi il tuo carretto. Questo campo è bello grande, comunque, perché sono quasi al 30% del carretto nuovo che mi hai messo, non fai tempo neanche andare a portare giù quello lì che c'è il pieno anche quell'altro. Beh, è bello proprio. Eh sì, 52.000. E pensa se era quello piccolino, quello piccolino era già fermo 50 volte. È il più grosso di tutti questo qua, né? Ma questo carretto può buttare la roba da questo carretto a quell'altro? Capisci quello che voglio dire? Cioè, non ce l'ha il butta via, né? No. Devi solo. Perché sennò si poteva venire con il camion, con quelli lunghi. Il camion con quei due o tre lunghi e riempire il camion, allora sì che fai un allora quello bianco 75.000. E però devi metterti di fianco. Sì, no, il verde lascialo lo stesso. Ma ti metti di fianco? Non ho capito? Ah, ok. Infatti. Si è incasinato. Incastrato. Oh, che bello ragazzi giocare a... Cioè, come nessun gioco, non c'è stress, non c'è assolutamente niente. Ciao amici e amiche di Twitch, iscrivetevi al canale, grandissimi, se non l'avete ancora fatto. Oh mio Dio, ho pieno il carretto. Eh sì. Sì, sì. Ciao ragazzi, grandissimi ragazzi e ragazze, come state? Come state amici? Mi vedete bello spaparanzato stasera sul divano, Farming Simulator. Potevo anche usare il volante Logitech G923, Però ragazzi, sì, si può usare, perché si può usare, però non
ci sono troppi comandi in questo gioco, L1 più L1 più R1, R1 per poter fare tutte le varie cose, che poi giocare col volante mi... praticamente per mezzanotte riesci ad andare a dormire. No, alle 11 finiamo, ma sono già le 11? No, serio? Sono già le 11, incredibile! Beh, dai, allora facciamo ancora un quarto d'orina, poi chiudiamo qui. Se no, sono morto, ragazzi. Alla fine non mi paga mica nessuno per fare sto campo. Però ragazzi, è incredibile, è volata la serata. Siamo partiti alle 9, sono già le 11, Kevin. Incredibile. Ma Kevin, dove sei? No, se mi vedevi questo mi incazzavo. Pieno di roba. Graficamente fatto veramente. Colpa di Kevin, è lento col camion. Esatto, sennò qui avevo già fatto un sacco di lavoro. Vediamo se ho un trattore. Oh, John Deere. Adesso devo andare a recuperare il campo 58 però, perché... andiamo dal 58. Stai arrivando? Adesso, no? Sì, dimmelo che quando sei lì, quando sei arrivi lì, dimmelo che... Allora, 58, noi siamo qui, il 58 è sotto, praticamente. Come fila, raga. Va bene questo, Andrea, come Nürburgrino? Per avere una settimana di proroga? Può andar bene? Guarda come ti faccio... il Nürburgring con Nürburgring col trattore, guarda, ma che roba. Vediamo. Pilota automatico non va. Ma come? Sono io! Che pilota automatico, amico mio! Qui sto facendo il Nürburgring col trattore, guarda qua! Senza frenare! Stacco solo un po' l'acceleratore! Ci sei? Grande! Provo a spianare. Non so se lo fa. Si può tirare sotto i pedoni, Kevin? Devo provare. Poi però noi ridiamo, ma ci somiglia. esatto, amico mio. Ce l'hai? Volevo vedere col John Deere, ma... Orca male! Raga, ho preso dentro un... Non lo so, non ci sono mai andato al campo 58. Devo andare giù a destra adesso, sì. È bronzo. È vero, è bronzo qui. Purtroppo ho brancato dentro un paletto. Adesso voglio vedere la bestia che è arrivato l'amico Kevin. Con che bestia? Allora, facciamo così, tanto siamo un trattore, non è che dobbiamo fare la strada. Orca loca! No! Sulla montagna! No, dai, proviamo, raga. Ah! No! No! Mi sono ribaltato, amico Kevin, come facciamo? No! Aspetta. No!
vabbè, dai, ok, andiamo sul coso, poi andiamo a recuperare il trattore. Allora, come se se va mi posiziona lui automaticamente? No? Sì? Allora, proviamo. Accendi. Aspetta, rifrai il condotto. No. Ma dove fa? Dietro. Attiva regolatore, scarica qui, accendi, spegni, modifica regolatore di velocità. Ti spiega raccoglitrice, accendi, ritrai il condotto. Ma come fai? Non ce la fai a. Come cacchio si fa a modificare il dove spara sto scemonito? Se tu sei di fianco dovrebbe vedere che lo spara per terra. Ma secondo me c'è. No, secondo me io lo vedo che nella realtà c'è. Lo posizionano destra e sinistra. Però bisogna capire come. Quale? Ah, una mente trebbia, dici? Rifai il condotto, avvicina la mano. Visuale. Allora, in teoria, ragazzi, vediamo se riesco a sbrogliarmi da solo la faccenda che mi sono autoribaltato, Dai, 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 grande Brahms! Questo Andrea vale almeno una settimana di condono, una settimana di condono in più, a parte il palo che ho preso subito dopo. Mamma mia, è un terreno montagnoso, Come ci scendo giù lì? Sto forse abbandonando lo scommesso. No, assolutamente no. La volevo solo prorogare perché fa troppo caldo, amico mio. E non sto giocando sempre a quello, tutto lì. Allora io dovrei andare giù. Ma già che ci siamo, io farei un salto, raga. No, all'infinito e oltre. Ce l'abbiamo fatta però. Sì. A sto punto direi che io provo a giungere, però mi sto veramente scemunendo. Dov'è il campo 58? Oh, forse ci arrivo. Passo sul 48-49, tanto non sono nostri, Kevin, Didi. Vediamo se posso driftare. No, non drifta, sto dopo. Simulator! Non drifta, sto dopo. Volevo provare, ma non drifta. Ho brancato dentro la rete dei paletti, Certo che la rete coi paletti costa bestia di trattore, poteva anche farli passare dentro, in verità. No, c'è proprio la rete, bello, bellissimo sprang. Devo anche andare a vedere dov'è l'entrata di sto cavolo di campo. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissime, grandissime. Stiamo trattorando, Arrivo. Ma mi hai preso un'altra. Un'altra bicicletta? E dov'è che è? È dietro quella lì. L'hai già messa lì? Ah, è l'altra, non è la crone. Vediamo. Allora, hai preso la Clarks. Sì, effettivamente io vedo che sono le Clarks. Allora, ripiega. Solleva, spegni, ritrai condotto,
carica qui. Ok. No. No, bisogna vedere come si può spostare sto robot, perché sicuramente si potrà spostare. Aspetta, eh. Il camion, allora, io penso che sì, è il camion, che quel camion qua serve per andare sotto i silos e farlo, capito? Non credo che fa la roba, ci vuole un trattore, ci vuole col cassone. Adesso dai, mentre io porto, tu l'hai venduto l'altro cassone, vero? Bello sto John Deere 410, eh. Dov'è che devo portare la roba con il trattore? Sì, il problema è che qua... il problema è che da qua come ci arrivo al nostro farm? Che mi sono perso prima. Deve arrivare fino al 49 e girare a sinistra. Poi c'è un punto a destra. Ah, ok, l'ho visto. Allora, fino al 49 di qua. Ragazzi, io dicevo fino a un quarto, siamo arrivati già alle 10 e un quarto, alle 11 e un quarto e no, ancora no. E non abbiamo fatto nulla, eh. È fighissimo sto gioco. Il tempo passa da far paura. Sì, sì, no, vabbè, adesso volevo portare un carro e vedere se lo fa, se lo fa. Poi lo facciamo un altro giorno, che lo portiamo online. Beh, non venderlo, perché si può comunque fare altre cose con quello lì. Wow, Drums, paura, eh. Paura Drums non ne ha di andare su Ponticello, eh. Sta facendo una fatica, sto John Deere andar su con 52.000 kg. Ah, ecco qua la nostra farm. Sei già arrivato? No, non sei arrivato. Ok, facciamo manovra. Tiriamo le persone? No, non fa niente, ragazzi, gli passo sopra. Ah, tu passi dentro sto campo. Ah, ok, ho visto il giro che fai. Bellissimo comunque, eh. Guardate la risoluzione anche dei cerchioni, di come girano i bulloni. Sì, peccato. Come si chiamava quello là? Armageddon, no? Carmageddon. Ti ricordi che era uscito a fare una bordellata di polemica una volta per quel gioco lì, perché schiavi le persone? Allora, ah, qui l'hai scaricato? Bella lì. Come l'hai scaricato a merda, Kevin? Ma uso... uso... Eh sì, la pala. La pala. Ti ricordi Carmageddon? La pala gommata devi comprare. Così si va lì con la pala gommata e si sposta tutto indietro, perché così è un bordello. Sì, 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 volentieri. La prossima volta prendiamo la pala gommata, raga. Scarica qui. Ah, sì, questo carretto è quello che spinge la roba. Ah, alza il dietro e poi c'è il... Sta scaricando a minchia, mi giro. Smetti di scaricare. No, ho fatto un bordello, Kevin. Miliardi di cose blindate in giro. Che schifo. Già se prima era un bordello, adesso è un casino. Ma io sto andando là con questo, eh. Se vuoi poi puoi venire. Che proviamo. Vediamo se drifta. No, non drifta. 150.000 densità. 150.000 dollari?
metà. 150.000 chili allora. Stica, eh. Bisogna prendere la palla gommata così la mettiamo via bene. Hai ragione. Io non posso dirlo, ma però hai ragione. Che bordello davvero. Il bello che gli ho detto: minchia Kevin, che schifo, che bordello che hai fatto dentro qualcosa lì. Poi ho fatto un casino io. Kevin, che casino che hai fatto. Vai a vedere dopo. Mamma mia. Infilato in giro dappertutto. No, che cos'è questo? È infilato questo? No. Ok. Sarola, tu stai facendo insilato lì. Ascolta, se tu vieni di fianco, ci proviamo. Voi puoi anche venire proprio. No, no. Non si può mietere se piove, non ci credo. Sì, hai visto che va da solo? Se c'è il carretto? Vieni di fianco, dai che facciamo un pezzettino. Va da solo col carretto, non andava bene il... Ma vieni pure con destra e sinistra direttamente nel trattore, Kevin. Ma non può fare, non si fa di più. Che cosa? Non puoi andare da un mezzo all'altro? No, perché c'era un po' di... No, devi venire dentro il trattore, quello intendo, vieni nel trattore. Che facciamo vedere ai ragazzi che facciamo un pezzo di campo così. Basta che viene nel trattore, nel John Deere devi entrare dentro. Appunto, non arrivare con la macchina, schiaccia il tasto destro e vieni subito col trattore, che cazzo. È quello che ti ho detto. Dai che ti voglio vedere dentro qua, che con la macchinina quanto ci metto. Vediamo dov'è, vediamo dov'è. E niente, vuole venire con la macchinina. Ciao amici, ciao amici e amiche di Twitch. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Portiamo a farmi simulator, construction simulator a settembre. Portiamo un sacco di giochi, Stray, God of War Ragnarok quando uscirà, Call of Duty, tanti tanti giochi. E Formula 1, Gran Turismo, assetto questa competizione. E forse anche un gioco dei Monster Truck voglio portare, Motocross è bello, ma i Monster Truck, mi sto divertendo un bordello a fare quel gioco lì. Ah, ma stai arrivando col trattore, ce l'avevo già qua. Come no? Cazzo, stai arrivando? Vedo un cassone io. No dai, cassone con la macchina non ci credo. No, no, non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è possibile. Sì, no, ma non venire con la macchina, vieni col trattore, dai, con la macchina, con dietro un cassone, ma sei impazzito. Dai, vieni che dobbiamo lavorare. Allora. Guardate ragazzi, eh. Aspetta che lo accendo. Accendi. Ok. Allora, si può tranquillamente fare così, Kevin di fianco, con un'andatura... Ah, Kevin, me l'hai sparato in giro, guarda che cazzo mi spara la lava! Me la sto sparando nell'altro rimorchio! Sì. Nell'altro rimorchio! Ah, incredibile, ragazzi! Oh, ma davvero, anche nella realtà, amici miei, questi crone, comunque queste macchine qua, hanno un getto pazzesco, eh! Fanno veramente, non c'è bisogno che vi sta vicino col trattore, vedete che roba. Bella, deciso. Fatto un bel tempo,
Sì. Ah. E basta, eh sì. Vedete il condotto che praticamente lo spara dentro il cassone, eh? Non ne butta fuori neanche un po', ma anche nella realtà, amici miei, è così, eh. È che abbiamo buttato in giro un po' di roba, abbiamo fatto un porcaio con... quando ho andato a scaricare il trattore, un po' di roba ti sei perso, niente di emozionante, vabbè, assurdo, però un po' di roba l'hai persa. Sai cosa dovrei fare? Dovevo attaccare già il rimorchio, così tu mi vieni di fianco e me lo butta di lì, e poi quando non c'eri tu andavo già senza proprio fermarmi. Vai. Ecco Kevin che taglia in mezzo al campo, mi divora intere sezioni di... Potevi portarlo con la macchina però. Beh, vedi tu, 780 miliardi di chilo con una macchina. Guardate che cosa grafica che va ta 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 ta, e poi quando non ce n'è più finisce. Fantastico, fantastico. Vediamo se l'amico Kevin riesce a portarlo. Sono già in quarto, eh. Facciamo 5 minuti ancora, ragazzi, e poi lo continuiamo nella prossima live. Sì, 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 sì. Che magari può essere anche sabato, vediamo un attimo, perché oggi è giovedì. Domani non giochi, giochi venerdì. Sabato, no, domenica poi. No, oggi è giovedì. No, giochi sabato, sì. Oh, cazzarola. Allora, vediamo se quando ti metti di fianco tu, porca loca, quando mi parte a fuoco che non sta tagliando, mi fa... No, se ne frega. Però quando finisce il mio, sparerà nel tuo, penso, no? Vai, vieni di bianco, che riempio il tuo carretto. Aspetta, che spara tutto. Madonna, come sei? Ecco qua, vedi? Vedi? Poi vado io a recuperarmi il mio carretto, intanto che vai a scaricare, che ci vuole una vita a scaricare. Sì, no, in realtà sì. No, non è che mi ha scritto a me, mi ricordavo che non si poteva fare. Però forse dipende, per il frumento, poi determinate cose, magari non te lo fa fare perché ha bisogno... Tu dimmi quando è pieno, perché lui va avanti lo stesso e butti via cultura per niente. Quanto hai di capienza? Ah. Vai. Adesso lo sta sparando in giro. Ma dai che sta... Ah, mi vai a prendere tu l'altro? Grande. Ma che cosa serve quel tono che spara? Ma dici qualcosa qui? Questo qui? Questo coso qua che vedi gigantesco? Praticamente prende tutto il grano, tutte le cosettine che ci sono e le spara dentro questo tubo per buttare nei cassoni. Queste sono le macchine reali, ragazzi. Se andate a vedere le macchine della Clarks o della Kone, sono proprio fatte così. Adesso guarda, che mi porta il carretto. Oh ragazzi, siamo talmente che lo lancia l'amico Kevin il carretto. Allora, mentre Kevin aggancia quell'altro e lo va a scaricare, guarda che cosa fa quel tubo lì. Pac, che mi butta
il materiale dentro il carro, vedi che lo butta praticamente fuori, guarda che figata, e mi riempie il carro, perché questa ci sono mietitrebbie che hanno dentro anche il cassone che possono immagazzinare, e invece altre mietitrebbe fatte così che sono un po' più piccoline, credo che le fanno anche per questioni proprio di trasporto o dipende dal campo, eh. Se il campo è un po' sì fortissimo, ma che roba, ma anche le animazioni sono bellissime di questo gioco. Se il campo magari è un po' troppo morbido, che se la mietitrebbia è troppo pesante, potrebbe anche succedere che si impaltana o comunque si blocca, credo che usino queste mietitrebbie qui che pesano un po' meno, che poi tanto arrivano i trattori di fianco o puoi attaccarle dietro, vedi, arrivano i trattori di fianco per poterle comunque poi svuotare o per spostare il peso sul campo su trattori, su gomme diverse, ecco, insomma, definitiva penso che sia una roba del genere. Non è che sono proprio un coltivatore, però è in memoria ormai, avanti e indietro tutte le volte. Ma sto campo 58 è bellissimo, fossero tutti così i campi, questi giganteschi, ragazzi, sono cose incredibili. Ecco, questi campi qua, il bello è giocare in 4, perché sto gioco si può giocare in 4, e anche io vi ricordo che a settembre giocheremo anche in 4 al gioco di fare le costruzioni, si fanno gli asfalti, si fanno le strade e tutto il resto. Hai visto che bordello? L'hai visto adesso il bordello che ho fatto? Ecco la pala gommata, prendi e sposta tutto indietro. Quello grosso con la pala gommata? No, devi prendere quello grosso. Devi prendere questo qui. No, quello gommato penso quella grossa, dico la pala questa per la neve. No, devi prendere la pala grossa. Attrezzi pinza telescopica, no, attrezzi pala gommata. La Maxi, la prima, ben alto di ribaltamento, credo. Oppure forse quella della McCormack, però non so se puoi attaccarla. Ce ne sono due, una gialla e una nera della Maxi. Che giochi hai tutti? Che giochi hai tutti? Quasi tutti, dai, non esageriamo perché non siamo proprio così. Però quasi tutti, sì. Sì, io ho finito già il mio. Spengo la mietitrebbia. La dispiego. Ah, vedi che si è alzata? Vedi che si è alzata? Appunto. Così si vede. Ho finito il campo, ho capito come si fa alzare la mietitrebbia, raga. Guarda che si è alzata, Kevin. Ma era una cosa assurda che non si alzava. Com'è che ho fatto? Aspetta. E come cacchio ho fatto alzarla la mietitrebbia, ragazzi? Ho alzato il... sì, si è alzato, guarda qua. E come ho fatto? Accendi, modifica la velocità. Oh cacchio, Kevin. Non so dirti come ho fatto alzare. Guarda, vieni qua di fianco. Vedi che è alto? La cabina, vedi che c'è un pezzo nero che è uscito fuori? E guarda, esco, prova ad andare dentro, vedrai che non c'è più che riesce a vedere la roba dall'alto, vedi che riesce a vederla? E come si fa a fare sta roba adesso però? Cioè, praticamente ho visto la gabina che si alzava e quella parte nera che non c'era più, che era gialla, si è alzata fuori. Ha alzato un 40 cm, ma 40 cm riesce a vedere, eh? È perfetta così, per trebbiare. No, non era attaccato dietro. Come ho fatto a alzare quello lì? Incredibile, ragazzi. Serve... È perfetto perché vedi che ci vedi? Ci vedi benissimo perché sei più alto delle pannocchie. Vedi?
Vabbè, sarà un dilemma, ragazzi, capire come Marco Grant ha alzato. Ok, ci ripetiamo? Sì. Eh beh, insomma, non mi farebbe schifo. Certo che hai messo proprio il carretto qui a merda, riesci a spostare un po' la Mieti? Dai, almeno facciamo una cosa fatta bene. Tu sposta la Mieti. Dispiegala, chiudi la benna. Aspetta, spostiamo quello, tu attacchi l'altro carretto e poi continuiamo qua. Aspetta, fermo, fermo. Hai capito? Ah, ho capito. Come fai? Questo lo consigliato a portare tra l'attrattore e il Ok. Quindi devi sia anche la cambiare sul trattore un po', no? Ok. Sì. Fammi provare. Fammi provare, stai alzando, stai abbassando, incredibile. Allora, quindi ti beghiamo tu. Guarda che ti beggo con la mia titrebbia. Ragazzi, vieni Kevin, vieni su. Ti beghiamo che facciamo un bel video per TikTok, vieni. Ti beghiamo, vieni. Ti beghiamo, ti begga anche tu, aspetta. Vai, ti begga. Ti alzi, ti abbassi. Bellissima, raga. Bellissima. Ragazzi, vi aspettiamo alla prossima live, domani ore 21, mi raccomando di venire. Intanto ti beghiamo con la Mietitrebbia e il grandissimo Kevin su. Impossibile ripiegare. Incredibile. E vi saluto, Marco Drums Games vi ringrazia per la live. Quindi ragazzi, ci vediamo domani sera ore 21 e guardate questa meraviglia di T-Bag. Ti beghiamo con una Mietitrebbia. Tac. Grazie mille Kevin della serata passata insieme. Grazie ragazzi che siete rimasti, Andrea, Deciso, tutti. E amico mio, purtroppo dovevo lasciarti mezz'ora fa. Ho anche ritardato la Mega GBR, tutti quelli che sono venuti. Grazie lo scarso per la follower e ci vediamo domani sera ore 21. Mentre ti begga con una Mietitrebbia Marco Drums, vi saluta. Grazie Kevin, a domani. Buonanotte. Buonanotte a tutti ragazzi. Fate i sogni d'oro e ci vediamo domani sera, ore 21, Gran Turismo 7, Marco Drums Games Siena. Ciao. Rimani in party un attimo Kevin, 3 minuti e... Thank you.